Ben trovati ragazzi, questa volta siamo in un lago a Pago e ci troviamo al Bridges Lake. Lenze terminate, ora aspettiamo una bella partenza e speriamo che ce la mandi big, ma molto big. Due di notte, abbiamo appena avuto una partenza e dopo una ventina di minuti, anche di meno, 15 minuti di combattimento, purtroppo l'abbiamo perso. Adesso andiamo subito a fare un'altra calata, speriamo di fare un'altra cattura il prima possibile. Buongiorno ragazzi. Facendo un piccolo riassunto, la prima notte abbiamo perso un pesce, alla mattina abbiamo calato, abbiamo cambiato due spot e tutta la giornata niente, ma alla notte abbiamo avuto veramente dei grandi risultati. Abbiamo avuto due partenze quasi contemporanea, la prima è stata una carpa intorno ai 15 kg, non l'abbiamo pesata, una specchi. E poi una volta rilasciata, proprio a questione di 10 secondi, è ripartita un'altra canna nel sottoriva ed era un tre, no? Era un Amur veramente veramente grande di 26,1 kg. Guardate le foto perché fa veramente paura. Due di notte, partenza sulla canna di sinistra sotto pilone, una resina di 16,5 kg, molto combattiva, è anche molto bella. Catturata sui 4 metri d'acqua. Che ora riandremo subito a rilasciare. Bella bella. Andiamo.
Siamo arrivati all'ultima notte, speriamo di fare ancora un'altra cattura e chiudere in bellezza, visto che qui il pesce ultimamente sta mangiando solo di notte. Sono riuscito a fare per una partenza al giorno, anzi una volta due. E quindi dai, speriamo di chiudere bene e niente, ci vediamo dopo, forse. Buongiorno. Purtroppo non abbiamo preso niente. Credevo di fare un pesce perché sentivo saltare sui miei inneschi, ma ho avuto solamente un bip. Questa notte alle una. E niente, dai, torniamo a casa. Direi che ci possiamo ritenere molto fortunati. E niente, al prossimo video. Ciao a tutti.